Anche oggi entro nella tua casa, vengo dove tu sei dicendo la stessa cosa, pace a te, perché è importante. Ti voglio ricordare tutte le volte che è una parola proveniente dalla bocca di Gesù Cristo e dietro a quella parola c'è un apparato talmente potente che crea la calma. È come quando egli è salito sulla barca e ha detto: mare, fermati, vento, fermati, mare, calmati, e tutto è cambiato, perché nella parola di Gesù c'è un potere straordinario. Dietro le quinte c'è come dire, un macchinario che produce, c'è l'universo, ma dietro l'universo e dentro l'universo c'è il Dio creatore di tutto, e perciò insieme cominciamo proprio con questo, cominciamo proprio per sentire la sua pace che deve permeare la nostra vita, il nostro cuore, il nostro essere, deve essere toccato in profondità. Dobbiamo invocare lo Spirito Santo che quella pace penetri e si scioglie come un olio, come quando si mette qualcosa di speciale che non esiste uguale, ma è giusto per comprendere, perché quella pace deve invadere il nostro essere in un modo speciale, e quando noi ci mettiamo davanti a Lui nella Sua presenza e gli diamo l'attenzione che il nostro cuore deve avere verso di Lui, Lui la immette nel nostro cuore, la mette dentro in un modo speciale, perciò possiamo contare su di Lui, perché Lui è sempre presente, Lui è l'eterno presente con il suo popolo. Stamattina, così come piccola visita insieme, e vale la pena leggere qualcosa nella parola del Signore, voglio leggere insieme con te un passo che conosciamo tutti e molto bene. Si trova nell'Esodo, quando Dio iniziò questo grande movimento di liberazione per il suo popolo. Sai, quando si fanno delle operazioni, vediamo proprio dietro il popolo schiavo da una parte, gli oppressori che continuavano a muoversi per creare difficoltà e esigere sempre di più. Ma dietro le quinte c'era Dio che già metteva in pista un piano di liberazione. Cominciò col chiamare Mosè. Mosè era stato già preparato, era stato preparato dalla sua infanzia. Chissà quante volte la mamma gli avrà detto da piccolo: figlio mio, noi siamo qui in questa nazione, siamo qui in questa casa di Faraone, ma sai, noi non siamo di questo popolo, noi siamo di un altro popolo, perché i nostri antenati hanno incontrato Dio, noi abbiamo un Dio potente che è il creatore dell'universo, noi dobbiamo trasferirci, abbiamo delle grandi promesse, dobbiamo andare in una terra dove scorre il latte e il miele, dove c'è la fertilità, dove c'è l'abbondanza, dove c'è la tranquillità. E questo ragazzo memorizzava tutte queste cose, come in ogni caso succede. Infatti, se guardiamo quella storia, lui alla fine arrivò all'età di 40 anni circa e voleva cominciare, cominciò dal lato sbagliato, come spesso capita a noi di fare le prove qualche volta di fare qualcosa, però poi alla fine cominciamo sempre dal lato sbagliato. Incominciò con l'ammazzare un egiziano perché opprimeva un suo fratello di ebreo, e così dovette scappare perché era ricercato per quello che aveva fatto, ma Dio non si era dimenticato. Voglio leggere insieme con te nel capitolo 3 dell'Esodo, dal verso 7 al verso 10. È un passaggio che tu lo conosci, perché queste cose a livello globale li conoscono tutti. Ed è come un grande film che Dio ha fatto per fare acquisire a noi il discernimento, che quando ci troviamo oppressi, in difficoltà,
ci fa sapere una cosa importante stamattina in un modo bello. Guardiamo insieme che cosa dice nel capitolo 3 dell'Esodo dal verso 7. L'Eterno disse: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i cananei, gli ittei, gli amorrei, i ferezzei, gli ivei, i jebusei. Ed ora ecco, le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me. E ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Ora dunque, Mosè, vieni, e io ti manderò a Faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. Guardate, queste poche parole parlano di cose grandi, che non ci sono registi nella storia, non ci sono uomini grandi che possono formulare qualcosa di questo genere. Solo Dio lo può fare. Egli parla un linguaggio che fa comprendere a noi, parla un linguaggio comprensibile a Mosè, dichiarando, per quella che era la sua conoscenza, cananei, ittei, amorei, tutti questi popoli che erano popoli pagani ed erano infestati di idolatria. Ma quando noi parliamo di idolatria, non è l'idolo in sé, magari si potesse tenere come un'opera d'arte, ma che dietro a quegli idoli ci sono i demoni, c'è il demonio, c'è il diavolo, ci sono i demoni. Demoni, che cosa fanno i demoni? I demoni si nascondono, cercano dove poter dimorare. Demoni deriva dalla parola degli spiriti che cercano dimora, e a volte si mettono nelle case. Non c'è una casa dove non ci sono e non c'è uomo che non sia stato toccato da questi che cercano dove trovare un'abitazione. E Dio ne parla in un modo così per parlare delle cose che si vedono, però dietro le quinte ci sono quelle cose, quelle spirituali, ma che Dio è spirito e è al di sopra di queste cose, ne parla ma ci dà un'immagine del visibile per farci comprendere l'invisibile. Quando Dio entra in azione, questo è importante per noi questo giorno da sapere, quando Dio comincia a muoversi, allora vuole fare qualcosa. E normalmente nella sua benignità e per il suo carattere, per la sua natura, egli vuole sempre tirar fuori qualcuno che si trova in difficoltà per dirigerlo verso una posizione migliore. Quando il Signore interviene nella nostra vita, quando noi gridiamo al Signore, quando noi abbiamo difficoltà, possiamo contare su di Lui, perché i Suoi interventi, quando arrivano, quando si muovono, quando Egli parte, quando Egli vede, per così dire, Lui vede sempre, ma dice, sta dicendo come al presente, io non solo vedo, ma quello che vede, Lui entra in azione per muoversi. Ed è bello sapere, Dio dichiara che ha visto, ha sentito e prende in mano Lui stesso la situazione. Vedete, noi abbiamo bisogno di comprendere che le nostre grida, nelle nostre case, i nostri languori, le nostre difficoltà, li dobbiamo esporre al Signore, non perché Lui non li vede, ma perché quando noi ci rivolgiamo a Lui, allora Egli interviene per far crescere la fede nella nostra vita. È importante parlargliene. Quando Lui dice io ho udito, perché c'erano sicuramente dei cuori in quel popolo
che non si erano contaminati con gli dèi di quella nazione e si rivolgevano a Dio e Dio interveniva, un poco come quando abbiamo cominciato a sentire quei cantici negro spirituali. Da dove sorgevano questi cantici? Sorgevano dal fatto che i neri erano stati prelevati dall'Africa per diventare schiavi ed erano portati in terra straniera e nei campi dove lavoravano poco mangiare, molto lavoro e la speranza della vita presente si riduceva sempre di più, mentre coloro che avevano la conoscenza di un Dio così grande si esprimevano in canti, desiderando di passare in quell'altra sfera. Voi ricorderete sicuramente quel canto che poi ci aiuta a vederne tanti che erano composti così mentre lavoravano nei campi. Oh, quando i santi entreranno nella santa città, io ci voglio essere pure io, Signore, dammi un posto lì. Ricordate, era in inglese, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Quando i santi marciano nella santa città, fammi essere in quel numero. Vedete, da una schiavitù che su questa terra erano così presi, sembrava che miglioravano quando si vendevano dall'altra parte per lasciare qualche cosettina ai loro parenti lì, ma andavano dall'altra parte e le cose non erano migliorate, erano peggiorate e incominciavano a capire che il meglio stava nell'esprimersi verso Dio. Perché? Perché Dio interviene così questo popolo e noi parliamo di loro, ma sai, sorella, fratello, che molte volte noi siamo presi uguali a loro, in una posizione diversa. Forse molte volte abbiamo tutto, ma se non abbiamo una visione celeste, se non abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo che crea nel nostro essere quell'atmosfera che ci fa dirigere verso il Signore, sapete, possiamo avere tutto, ma sia quelli in Egitto e sia gli africani in America, e sia noi, dovunque ci troviamo, siamo sempre in una posizione che abbiamo bisogno che Dio ci ascolti, che Dio entri in azione. Ed è bello vedere poche parole, un grande progetto, glielo spiega con poche parole. Sono 3 milioni di persone, immaginiamo liberare 3 milioni di persone oggi. Con tutti questi governi che ci sono, con tutta questa gente che parla, 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 mettere insieme tutti i continenti non ci riescono, perché se arrivano 500 persone, già sono in tilt tutti gli stabilimenti che abbiamo. Signore, aiutaci. Invece Dio prende un uomo e gli dice: vieni che ti mando, tu vai. Un uomo che non riusciva manco a parlare, era tardo a parlare, benedetto sia il Signore. Perciò noi possiamo aspettarci grandi cose da questo Dio. Guardiamolo, l'Eterno disse: ho veduto l'afflizione del mio popolo. Ebbene, questo è importante per noi questa mattina, che Dio vede la tua posizione, la mia posizione. Dio vede come tu sei incompreso, le difficoltà che hai, le forze spirituali che ti contrastano, il nemico che usa molte volte le persone, le circostanze intorno a te per abbatterti, per schiacciarti, o come dice qua, diventano per te e per me degli angariatori. Ma Dio dice una cosa, perché io conosco i suoi affanni. Dio conosce i tuoi affanni, questo è importante. Fa un sospiro di sollievo. Grazie, Signore, che tu conosci. È importante sapere che qualcuno conosce per esserci di aiuto, perché molte volte quando altri conoscono le tue difficoltà, sapete cosa fanno? Si rallegrano.
Mi ricordo una volta avevo un amico che era un grande mafioso e aveva un cancro. Non voleva che nessuno fosse andato a visitarlo, perché lui diceva: non voglio dare la soddisfazione di chi viene, perché c'è una cattiveria in giro. Quando vengono mi dicono belle parole, ma come dire, sono contenti che io sto in questa posizione. Perciò aveva tagliato fuori tutte le amicizie, tutte le persone. Non voleva vedere nessuno. Mi ricordo che quando dovevamo andare a visitarlo, io e mia moglie erano le uniche persone che accettava volentieri. Sì, perché sapeva che il nostro piacere è che se stava bene. C'è gente che è molto contenta quando le cose ti vanno male. Dicono delle belle parole, ma nei loro sentimenti restano sempre degli angariatori verso di te, verso di me. Però quando interviene Dio, allora Dio dice al verso 8: e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani, per farlo salire. Questa espressione è bella, ci porta più in su, ci trasferisce ad un livello superiore. Quando si abbassa il Signore, attenzione, io dico tutto questo da parte del Signore. È molto importante sapere come Dio si abbassa su te e su me, però si aspetta che noi mettiamo in moto anche la nostra volontà di voler seguire colui che ci chiama ad uscire fuori. Questo è importante. È come se tu vai in una stanza, chiami uno che si sta incendiando la casa e corri per soccorrerlo e quello non ne vuole sapere. C'è una piccola storiella di due fratelli che erano sopra una nave, così ti chiarisco quello che voglio dire, e la nave stava affondando. Allora il fratello che era sveglio comprese che non c'era più speranza di vita, corse giù per chiamare il fratello e lo trovò che dormiva e gli disse: fratello, alzati che la nave sta affondando, per dire salvati la vita, salviamoci la vita. Sapete cosa rispose il fratello? Ma dormi, la nave non è nostra. In parole diverse, pensava la nave che non era sua, ma non pensava che nella nave c'era lui. Molte volte è proprio così. È importante, quando Dio si abbassa, quando Dio comincia, quando Dio vuole operare, noi dobbiamo alzare il capo e dire: Signore, sì, ho bisogno di te. Dobbiamo cercarlo mentre lo si può trovare, dice, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Che vuol dire? Ci sono delle occasioni particolari che Dio si abbassa, che Dio vede e si abbassa, ma noi dobbiamo esprimere verso di Lui la nostra volontà di voler essere tirati fuori, perché Egli ci dà delle indicazioni che a nostra volta dobbiamo fare, non perché noi siamo capaci di uscirne, ma in qualche modo dobbiamo cercare di seguire le direttive che ci dà. Perché se poi tu guardi tutta la storia, il popolo dovette mettersi in moto per poter uscire. Non è che si mise così e aspettava. Cominciò una preparazione graduale, i contrasti non si fermavano inizialmente, ma Dio quando comincia un progetto lo porta a destinazione. Questo è importante, sapere che è iniziato il progetto, poi Dio lo porta a destinazione. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vigilare come ci dobbiamo muovere, perché Egli crea dei sentieri davanti ai nostri passi per tirarci fuori, che noi dobbiamo seguire. Voi ricorderete che negli Atti degli Apostoli c'è scritto che coloro che si convertivano e seguivano gli ammaestramenti degli apostoli e seguivano il Signore Gesù Cristo, viene chiamata
una nuova via. Che vuol dire? Vuol dire che non si camminava più nel modo che si camminava prima, ma si proseguiva nelle direttive che venivano date dagli apostoli per crescere nella fede e per seguire il risorto Signore che attraverso la guida dello Spirito Santo incideva, penetrava nelle coscienze degli uomini e li trasformava, portava a un cambiamento radicale. Il cambiamento radicale ti fa spostare nella direzione, non puoi lasciare un poco e un poco, adesso vado e poi torno. Quando c'è da lasciare bisogna proseguire. Ad esempio, per questo il Signore li portò attraverso il Mar Rosso, perché sennò cominciavano a pensare: oh, mi sono dimenticato il vaso dei fiori davanti alla porta, torno. E il nemico lo prendeva un'altra volta, lo faceva prigioniero. Perciò quando il Signore comincia ad operare, noi dobbiamo seguirlo, dobbiamo andare avanti, perché lui dice: io lo porterò in un paese buono e spazioso, benedetto sia il Signore, perché io ho ascoltato le loro grida che sono giunte a me ed ho veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Ora dunque vieni e io ti manderò a Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figliuoli di Israele, dall'Egitto. Vedete, Dio ha sempre una persona che manda per invitare di uscire, di venir fuori. Ha soprattutto lo Spirito Santo che parla molte volte attraverso la conoscenza della parola del Signore, come dire: vienitene fuori da questa situazione, non ci restare, abbandona, dove non c'è via di uscita, dove tu ci perdi il tempo, dove resti oppresso, dove devi continuare a sentire tutte le forze nemiche che si abbattono su di te, come dire: esci, esci fuori, esci. Come c'è un esempio che ci aiuta: gli angeli che andarono da Lot, lo pressavano: esci fuori che arriva il fuoco, esci, muoviti. E lui in un primo momento ci girava intorno, poi voleva portare i generi, cominciarono a giocare, a scherzare, forse scherza, ma Dio parlava seriamente attraverso gli angeli che aveva mandato, il quale lo pressava: dai, muoviti. Tanto che li pressava questa famiglia, che la distanza era lontana, dovevano andare. Allora chiese Lot: ma possiamo andare in quest'altro sentiero, in modo che non ci stanchiamo molto, saremo al sicuro su per la collina? E l'angelo gli disse: sì sì, però non guardare indietro, non tornare indietro, perché la liberazione, hai fatto degli errori nelle tue scelte per il passato, ti sei accomodato in tutte queste cose, hai fatto delle scelte sbagliate, ma ora il Signore ti vuole salvare, il Signore ti vuole tirar fuori. Adesso non pensare più a tutto il resto, parti, cammina, perché il Signore si è abbassato fino a te per salvarti e tirarti fuori. Sai, queste storie, sai che cosa vogliono dire? Vogliono dire che Dio si abbassa ancora oggi su di me e su di te, per dire: sbarazzati di tutte le altre cose prima possibile ed intraprendi un cammino di venire a me e di essere guidato da me, perché io ti porto avanti, ti porto a destinazione e ti porto verso il meglio. Quando interviene Dio non può fare altro che lasciarti migliorare, ti dà liberazione, ti toglie dalla schiavitù e ti porta verso il meglio. E il Signore ci deve aiutare in questo giorno, mentre Egli ci presenta la Sua parola e ci fa vedere, fa funzionare anche la nostra intelligenza, la nostra immaginazione per comprendere, ma dietro a tutto questo che Dio ha stabilito e che ha scritto 1400 anni avanti Cristo, parliamo di circa 3400 anni indietro, per fare che cosa? Per fare un tracciato
che ogni essere umano, anche io e te in questo giorno, l'invito resta sempre quello, perché l'Eterno è Dio presente, la sua parola, che è sempre la solita, che si ripete di generazione in generazione e si presenta al cuore di ognuno che vuole uscire fuori nelle condizioni che si trova, Dio dice ancora stamattina: io ho visto, io vedo, io sono sceso perché ti voglio tirar fuori. Basta a noi di volerlo seguire. Vogliamo, forse hai parlato, hai sospirato tanto, ti sei rivolto a lui, però puoi essere stato sempre impastoiato nel filo, nel legame che ti manteneva, i tuoi angariatori non ti hanno permesso di poter uscire fuori perché ti mancavano le forze. Dio ti vuole dare una nuova forza in questo giorno, ci vuole dare insieme una forza nuova per fare uno slancio. Molte volte uno slancio ci aiuta a partire. Ho visto, quando ero più giovane, andavo spesso nei campi, ho visto qualche volta che i serpenti sugli alberi si mangiavano gli uccelli. Una volta ho guardato, mi trovavo sempre a mai comprendere, ma come può un uccello che vola farsi prendere da un serpente che striscia? Una volta mi sono trovato lì e ho visto che il serpente piano piano andava verso l'uccello. L'uccello, quando l'ha visto, anziché volare, lo guardava fisso negli occhi, e lui man mano si avvicinava. Più si avvicinava, più l'uccello aveva paura, l'uccello che vola si fece prendere dal serpente che strisciava. La paura è una brutta bestia. Bastava un attimo per quell'uccello girare le spalle e volare, si sarebbe salvato la vita. Lasciamo i timori da parte. Abbiamo udito che questa parola stamattina ci dice che Dio ha udito, che Dio si è abbassato fino a te, si è abbassato fino a me. Alziamo il nostro capo, prendiamo il volo verso di Lui, lasciamo tutte le altre cose e diciamo: Signore, grazie che sei sceso, io ti voglio seguire, visto che mi tiri fuori in questo slancio di fede in questo momento, mi aggancio a te e voglio essere da te guidato. La storia è bella, perché una volta che poi Dio portò a destinazione questa grande opera di 3 milioni di persone, perciò ce la fa portare anche te e me in questo giorno, quelle stesse persone diventarono le persone che dovevano seguire le indicazioni di quel grande liberatore, che era Dio, che si serviva attraverso il suo profeta Mosè. Perciò andiamo a lui. Se ce l'ha fatta con 3 milioni, pieni di problemi, di schiavitù, ce la fa anche con te e con me questo giorno. Vogliamo pregare insieme al Signore, andiamo al Signore insieme. Signore, prega insieme con me, andiamo a Lui. Dai, vieni a Lui, non ci girare più intorno, perché intorno a te gli altri sono schiavi come te, non riescono a fare più di tanto, anche se ti promettono qualcosa, non ti possono dare. C'è solo Dio che si abbassa su di te in questo momento, su di me, ci prende per la mano e ci porta avanti fino all'altra sponda. Invochiamolo, cerchiamolo, perché Egli si abbassa in un modo speciale e ti tira fuori e non ti permette più di tornare indietro, a meno che tu lo voglia. Ma una volta che il Signore ci ha liberato, noi non vogliamo più tornare. Quanti credenti sono stati salvati e convertiti, hanno proseguito sempre avanti, e chi è tornato indietro non è che si è trovato meglio, è ritornato dove stava peggio e non è migliorato. Facciamo un passo di fede, andiamo al Signore. Signore, veniamo a te insieme con questo fratello, con questa sorella, visto che tu con la tua parola ci dici che ti sei abbassato, hai udito, ti sei abbassato, hai preso in mano la causa, non quella di 3.500 anni fa,
la tua parola è vivente e sta parlando in questo momento, è riattivata dallo Spirito Santo per diventare la chiamata rivolta a me e al fratello, la sorella, che siamo insieme nella tua presenza. Sì, ci rivolgiamo a te. Grazie perché tu sei sceso e cominciamo un nuovo cammino insieme con te in questo giorno, perché quando tu scendi, quando tu odi, quando tu dai queste espressioni, sei entrato già in azione per migliorare la posizione di chi si trova in difficoltà. Tu conosci, Signore, le difficoltà di colui o di colei che insieme siamo nella tua presenza. Tiralo fuori col tuo potere, trasportaci nella giusta direzione e noi insieme ti vogliamo seguire, perché tu sei l'unica via. Gesù, ci rivolgiamo a te, che sei sceso fino a noi, non è sceso Mosè per noi, sei sceso tu, perché la grazia, la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia, questa è l'era della grazia, ti ringraziamo, Signore. E la verità fu data per mezzo di Gesù Cristo. E noi veniamo a te perché tu sei la via. E che per la virtù dello Spirito Santo trasferisci attraverso lo Spirito Santo il tuo potere nella nostra vita per poterti seguire. Ci dai le indicazioni come camminare con te in una nuova dimensione. Ci fai salire. In una nuova dimensione ci porti sempre più su. Ti vogliamo ringraziare perché la tua parola ci aiuta a poi seguirti. Metti in moto tutti i tuoi eserciti. La tua parola ci dice che non è per forza, perché io con questa sorella o questo fratello di forza non ne abbiamo. Non è per potenza, Signore, io con questa sorella o questo fratello di potenza non ne abbiamo. Ma è per lo Spirito mio, dice il Signore, degli eserciti, che Egli ha messo in moto tutti i Suoi eserciti, perché Tu e Dio possiamo intraprendere oggi un cammino nuovo, alimentato dallo Spirito Santo, per portarci a destinazione. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, insieme di pari consentimento. Benedici il fratello, benedici la sorella, benedici ognuno che ha avuto un orecchio da poterlo mettere per dirigersi verso di te. Fa che lo Spirito Santo ci trasporti nella giusta direzione. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Grazie a te, Signore, e grazie pure a te che mi hai dato l'occasione di poterti dare un'indicazione speciale, quella verso Dio, che è l'unico che ti può essere di aiuto. Andiamo avanti insieme verso di Lui ed Egli farà cose grandi. Dio ti benedica e ti conceda quello che il tuo cuore ha bisogno per Gesù Cristo, il suo Figlio. Pace, ci vediamo stasera, Dio piacendo, da questo stesso studio alle 20:30 per un culto di adorazione. Io continuo a pregare per te. Tu prega per noi per portare questa buona novella fino all'estremità della terra con l'aiuto dell'Iddio Onnipotente che ci ha chiamato a questo servizio speciale per incoraggiare il suo popolo a camminare verso la terra promessa. Dio ti benedica, pace a te. Pace.